Andiamo ai nostri musicisti, Buonasera, prego. sono Pino, faccio parte del gruppo dal 77. Buonasera, mi chiamo Domenico Trapasso buonasera, mi chiamo Domenico Trapasso e faccio parte del gruppo da quasi 20 anni e vi assicuro che è sempre un'emozione nuova, ogni giorno. Grazie. Buonasera, Francesco. Buonasera, Salvatore Barberio. Faccio parte del gruppo da qualche anno, non dico quanti perché i capelli sono bianchi. Perfetto, sono di poche parole, però sono così bravi e professionali che da qui a poco ve lo dimostreranno. E noi chiudiamo le presentazioni con lei. Non poteva mancare in una trasmissione come quella di oggi la nostra The Voice, che sicuramente darà il benvenuto ai nostri ospiti con qualcosa che ha scelto a tema per la trasmissione appunto di oggi. Ci sei, Sì, buon Chiara? pomeriggio a tutti. Ciao Renato, innanzitutto benvenuti a questo splendido gruppo di oggi, piacere di conoscervi. Io con i brani che ho scelto oggi ho cercato di abbracciare un po' tutto il nostro sud Italia e voglio iniziare con un brano, con un classico del folk siciliano di Rosa Balestrieri, si intitola Cutti Ludissi, per voi. Picca, 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 ai, 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 moro, 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 fiato di nuovo ancora, l'amore mio sei tu. Lo primo muri, uffici, cutia, e tu schifiosa, ti sta scordando a me, a pace facemo, ogni caretta mia, e fiato di l'alma mia, l'amore mio sei tu, pace facemo, ogni caretta mia, e fiato di l'alma mia, l'amore mio sei tu, pace facemo, ogni caretta mia, fiato di l'alma mia, l'amore mio sei tu. Grazie. E grazie a te, Chiara. Grazie veramente di cuore. E noi cominciamo questa puntata anche perché i nostri ospiti hanno fatto un percorso veramente importante, un percorso che inizia, se non ricordo male, e mi agevola il nostro presidente, 1974? Più o meno, mi dice così. Noi abbiamo una scheda lunghissima che pensate, ci racconterà tutto quello che hanno fatto questi magnifici amici e l'abbiamo suddivisa in tre parti. Noi cominciamo già con la prima parte di questa scheda, grazie regia. Il folklore nella città di Catanzaro vede i suoi albori nel 1974, allorché un gruppo di giovani, frequentanti la parrocchia di Catanzaro Sala, desiderosi di studiare e di tramandare le tradizioni della propria città e della propria regione, sotto la guida dell'allora parroco, decise di formare un gruppo folk sulla scia dei gruppi folcloristici che in quel periodo erano i gruppi storici dell'istimo di Catanzaro, ossia il gruppo folk delle Sette Porte di Settengiano e di Canterini Nicastresi. Tale gruppo
operò dal 1974 all'estate del 1976 con la denominazione di Gruppo Matto Folco. Dopo due anni di attività, il Gruppo Matto Folco giungeva al capolinea, ma il desiderio di continuare l'attività intrapresa spinse molti di quei ragazzi sapientemente guidati dal professor Mezzatesta a fondare il Gruppo Folco Istrinari, città di Catanzaro. Significato del nome: il termine dialettale strinari deriva dalla tradizione greco-romana della strina, che consiste nello scambiarsi il regalo di Natale ed il cui nome si deve alla dea Strenia, che presiedeva un antico rito pagano da cui l'attuale strina deriva. I strinari erano coloro che, durante la festività natalizia, si recavano in gruppo presso parenti ed amici e, cantando e danzando, chiedevano il regalo di Natale, appunto, a strina, che consisteva per lo più in prodotti della terra e qualche volta in denaro. Nel 1977 si inseriscono nel gruppo nuovi elementi e nella primavera dello stesso anno, dopo alcuni mesi di prove, la formazione inizia le sue esibizioni in diverse località della città e dell'intera regione. Il gruppo si affilia fin dal 1978 alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, ente riconosciuto dal Ministero Italiano dei Beni Culturali. Ben presto l'attività varca i confini regionali e nazionali, infatti nel 1978 i strinari si esibiscono prima a Monza ed all'Idroscalo di Milano e successivamente a Stoccarda, in entrambi i casi a favore degli emigrati calabresi, e cominciano a partecipare ad importanti festival del folklore, come ad esempio il prestigioso Festival Castello di Gorizia, nell'omonima cittadina friulana, insieme a gruppi folk di fama mondiale, e a una serie di festival internazionali in varie località del Portogallo. In quegli stessi anni il gruppo viene ricevuto dal sindaco di Catanzaro, che gli consegna simbolicamente le chiavi della città. Durante questi anni intensa è l'attività di ricerca, sia per quanto riguarda il repertorio, che si arricchisce di canti tramandati oralmente e di balli sempre più coreografici, sia per quanto riguarda il costume, particolarmente quello femminile. Il costume femminile, finemente lavorato a mano con ricami e decorazioni in oro, argento e seta colorata, è il costume indossato fino alla prima metà dello scorso secolo dalle popolane dell'antico borgo di Gagliano, quartiere periferico della città di Catanzaro. È così composto: a camisa, una lunga camicia bianca che ricopre tutto il corpo, upanno, un panno di colore rosso per le maritate e verde per le nubili che avvolge tutto il corpo, udubrietto, una lunga gonna blu plissettata che si raccoglie a mo' di coda di pavone per favorire il lavoro nei campi, un bustino, un corpetto diversamente colorato che avvolge il busto, uipuna, una giacchetta di velluto nero, colli e manicotti coordinati, un mandila, il copricapo bianco con riflessi argentati o dorati, un mantisino, il grembiule finemente ricamato e lavorato a mano in oro, argento e seta colorata. Il costume maschile è il costume del pastore, personaggio tipico del folklore calabrese, comune a tutta la regione, con solo qualche differenza nei dettagli. Caratteristiche: le calzature dette cioce o calandrei, perché provenienti dalla ciociaria. Allora, caro Presidente, abbiamo dato un po' contezza con questa prima parte della scheda di quello che è stato il vostro percorso, che continua e lungo. Il nostro Cristian Palaia, che ringraziamo, ha messo un po' di foto, ha fatto capire che evidentemente siete un gruppo importante, professionale della città di Catanzaro, che ha fatto tante cose belle, però voglio sentire adesso dalla voce del nostro Presidente intanto questa prima parte. Presidente, com'è andata? Direi benissimo, con le foto... Ci sente? Sì. Certo. Con le foto siamo andati ben avanti nel tempo, ma poi evidentemente le ripercorreremo, le rivedremo. Assolutamente sì. E quindi, come dicevi tu, un percorso molto lungo, sono 43 anni di attività. Perché qualche dubbio quando dicevamo 74? Perché nel 74 non è nato il gruppo Istrinari, ma i nostri progenitori, il gruppo Matto Folco, che come dicevamo era un gruppo così sperimentale, che però ha buttato tanti semini che poi sono fioriti negli anni. Nel 76 dal gruppo Matto Folk sono nati poi i Strinari e anche il gruppo dei Due Mari della città di Catanzaro. Ecco, continuiamo ancora questa attività.
Bene, hai fatto a fare questa precisazione perché i nostri telespettatori devono seguire questa puntata di oggi conoscendovi ancora meglio e quindi sapendo quello che poi siete in grado di fare. Io vedo che sono già piazzati, Presidente, che facciamo? A dire due parole sul nostro primo intervento che riguarda una tradizione importantissima perché è quella dalla quale il gruppo trae il proprio nome, la propria denominazione. Stiamo parlando della strina, della strenna natalizia, quindi la tradizione di scambiarsi il regalo di Natale, una tradizione che deriva da un antico rito pagano che era presieduto dalla dea Strenia, da cui appunto il nome di strenna, quindi quello dialettale di strina. Ogni paese aveva il proprio modo di cantare e danzare la strina, noi l'abbiamo riassunto in due parti, una prima parte più tipica della provincia di Cosenza, in particolare di Aprigliano, il paese di Don Quanto che tutti conoscono. Assolutamente. È una seconda parte invece più tipica della nostra zona. I strinari erano appunto coloro che durante le festività natalizie, di Natale, Capodanno, l'Epifania, andavano a gruppi di casa in casa, di porta in porta, a chiedere il regalo di Natale, lo chiedevano cantando e danzando e vista la generosità del popolo calabrese lo ottenevano quasi sempre, consisteva in prodotti della terra, qualche volta anche in denaro. Perfetto, il Presidente in una sintesi veramente eccellente ci ha dato tante informazioni, ma io voglio aggiungere una chicca che evidentemente chi ci sta seguendo da casa potrà seguire da qui a non molto. Pensate, Presidente e Vicepresidente non sono quei signori che stanno dietro le quinte, voi li vedrete che si esibiscono insieme agli altri, quindi mi pare che è un gruppo evidentemente che fa qualcosa che di solito non si vede. Ho detto bene, Presidente? Hai detto benissimo, non solo ci esibiamo davanti agli altri, ma facciamo tanta fatica dietro le quinte per mandare avanti questo gruppo. Dai, cominciamo con queste prime performance, vai Presidente. Il gruppo Folco, i Strinari, città di Catanzaro per voi, grazie. Forza compagni, questo bello canto, casi do paese e dono tanto, e dono tanto, e dono tanto. Fammi la scena che mi soli para, son tenido cortando, dammelo tutto, dammelo tutto, dammelo tutto. A burpalo e curto via lo vivo, non mi dava io e casi primo vivo, si primo vivo, si primo. Thank you.
Bravi, 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 veramente bravi, complimenti, accomodatevi perché è evidente che il messaggio che sto per lanciare a chi è collegato su STV di avvisare assolutissimamente chi ancora non è collegato su STV, perché oggi è uno spettacolo che non si può perdere, un gruppo veramente importante quello che ha raggiunto i nostri studi qua ad STV in Lamezia Terme, che bisogna evidentemente seguire fino in fondo perché avremo tante performance, facciamo tutto in diretta, quindi lo capite anche voi stessi guardando da casa che tutto quello che stanno facendo i nostri amici viene fatto in diretta. Io, caro Presidente, a un certo punto ho temuto che quando entravate tu, Davide e l'altro signore in mezzo a quel cerchio si potesse sbattere la testa, ma quando mai? Siete preparati? Il problema non è quello, il problema casomai è nel cambio di scena che ci dobbiamo destreggiare per fare il più velocemente possibile e per non creare intralcio. Assolutamente, siete veramente bravi, io vi faccio i complimenti, io amo tantissimo il folk, ho fatto tantissime trasmissioni di folk, vi posso assicurare che da casa ci stanno seguendo veramente in tanti, già abbiamo evidente la notizia che ci comunica che la trasmissione di oggi è super seguita, io ne sono fiero perché le tradizioni, quello che voi comunicate attraverso i balli, attraverso i canti, sono importantissimi per i giovani che evidentemente si sono un po' allontanati da queste tradizioni, quindi voi ci credete ancora e quindi dovete continuare a dare questo messaggio. Però noi, caro Presidente e caro Davide, bellissima voce Davide, Davide è il vice che canta, non so se avete sentito. Grazie. Che bella voce, lo dico non per fargli la sviolinata ma perché è bravo veramente, però noi andiamo subito a seguire la seconda parte di questa scheda e conosciamo ancora meglio questo gruppo. Presidente, sei d'accordo? Sono volevi anticipare, dire qualcosa? Dimmi. Ovviamente presentare i pezzi che andremo a fare come sempre.
Assolutamente. Allora, prima sì. Abbiamo parlato della strina, adesso cominciamo a trattare le tradizioni prettamente cittadine. Il nostro repertorio spazia, si occupa della città di Catanzaro, ma poi si estende a tutta la regione. In questo caso andiamo ad occuparci della tradizione culinaria della città di Catanzaro. Andiamo a fare ad ascoltare un canto che ha per titolo Un Morzeddu. Ovviamente su questo canto c'è parecchio da dire. Intanto, che cos'è il morzello? Penso che tutti quanti lo conoscono. I calabresi sicuramente. Forse non tutti sanno che nacque dopo la scoperta dell'America, quando fu importato il pomodoro, e praticamente i poveri che abitavano nei bassi dei palazzi catanzaresi, non sapendo cosa mettere nel succo di pomodoro, mettevano le frattaglie di carne che i nobili buttavano dai piani superiori. E quindi nacque questa pietanza che aveva un odore oltre che un sapore prelibato, per cui i nobili sentivano questo odorino, e quindi divenne la pietanza ricca dei poveri e povera dei ricchi nello stesso tempo. Pirlando, sviluppandosi l'abitudine, la tradizione di consumare questa pietanza a qualunque ora del giorno, come si fa con il caffè, e quindi nascevano le cosiddette bettole, le boutique in cui si consumava questo cibo, questa pietanza. Noi i nostri canti sono quasi tutti di tradizione orale, però qualcuno è un canto d'autore come questo. Infatti i versi di Morzeddu sono tratti da un'opera di Sinatora, che era un poeta, drammaturgo, nato a Borgia, cresciuto a Catanzaro proprio per gli studi liceali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che seppe dipingere 50 anni dopo, cioè dopo i 50 anni, quindi rispetto alla sua giovinezza, dopo tanti anni, praticamente immagazzinò quello che lui aveva vissuto nella città di Catanzaro, e in età molto matura poi scrisse un'opera di 362 ottonari, cioè gruppi di otto versi, e da qui è tratto proprio Un Morzeddu. L'opera si chiama Catanzaro, e il canto ovviamente Un Morzeddu. Seguirà Tarantella dei Coccoli. Perché i Coccoli? I Coccoli sono un rione del centro storico di Catanzaro, uno dei più antichi, e qui più che altrove erano ubicate le boutique, le bettole in cui si consumava la pietanza a qualunque ora del giorno. Perfetto, il nostro professore è un'enciclopedia, vi ha descritto sempre in una breve sintesi quello che vedrete da qui a non molto, però intanto partiamo con la seconda parte della scheda e poi vedremo in canto, in ballo, quello che è sto morzello di cui ha già parlato il nostro presidente. Partiamo con la seconda parte della scheda, grazie regia. ...1981-1990, questo decennio particolarmente favorevole al mondo del folklore, grazie anche al sostegno e dell'attenzione degli enti locali. Anche per i strinari questo decennio è particolarmente favorevole, grazie al fatto di poter contare su una formazione di oltre 80 elementi e dal fatto che quasi tutti i componenti sono studenti giovani e disponibili, il gruppo affronta tantissime trasferte all'estero ed in altre regioni italiane, sia per partecipare alle feste organizzate delle associazioni di calabresi nel mondo, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo ed anche in Canada nel 1988, sia per partecipare a numerosi festival nazionali ed internazionali del folklore, Spagna, Ungheria, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Austria, Grecia, Jugoslavia, oltre che nelle stesse nazioni già citate. Particolarmente emozionante l'esibizione in Piazza San Marco a Venezia in occasione della Festa del Redentore, così come quelle in prestigiosi teatri italiani ed esteri come il Rendano di Cosenza, il Petruzzelli di Bari, il Ravel di Lione, il Pataki di Salonicco e tanti altri ancora. Ancora più suggestiva l'esibizione davanti al Papa Giovanni Paolo II nel 1984, in occasione della sua visita a Catanzaro. Molto intensa anche l'attività del gruppo Strinari nei vari villaggi turistici della costa ionica catanzarese e nelle feste patronali in numerosissimi paesi della regione. 1991-1995. Continua l'attività sia all'estero, Antibes, Francia, Ibac e Zurigo, Svizzera, più territorio consistente in esibizioni in vari paesi della Calabria ed anche di altre regioni Piemonte, Campania, Sicilia ed in diversi villaggi turistici anche della costa tirrenica oltre che della costa ionica. In questi anni il gruppo partecipa a più edizioni della rassegna internazionale Culture a Confronto, organizzata dai colleghi del gruppo dei Due Mari e dal comune di Catanzaro, a diverse edizioni della Festa dell'Uva e dei festeggiamenti per San Vitaliano, a più edizioni della massima manifestazione della FITPI, Italia Regioni, e dal Carnevale di Castrovillari. Da ricordare la partecipazione alla manifestazione per l'inaugurazione della nuova piazza Matteotti a Catanzaro,
manifestazione ripresa dalle TV non solo locali, presentata da Pino Caruso e diretta da Mario Foglietti, che vide la partecipazione di Katia Ricciarelli e di altri artisti di fama. Da ricordare anche l'esibizione a Paravati per la festa di Natuzza nel 1992. Diverse volte i Strinari, come già successo negli anni precedenti, sono ospiti di Tony Boemi nella trasmissione Filo Diretto di Telespazio. Inoltre al gruppo è stata dedicata un'intera pagina del secondo volume dell'Enciclopedia Catanzaro, I luoghi, le persone, la storia, opere in quattro volumi di Sergio Dragone, edizione Cinesud 1994. 1996, quest'anno è caratterizzato dai festeggiamenti per la ricorrenza del ventennale della fondazione del gruppo. In questa occasione il gruppo organizza nel quartiere di Santa Maria di Catanzaro, col patrocinio del comune, una rassegna del folklore che vede la partecipazione dei più prestigiosi gruppi della regione e l'intervento del sindaco, che premia con una targa ricordo i sodalizi partecipanti. Diversi gli articoli dedicati a questo evento della stampa, non solo locale. Infatti anche il Corriere di Roma ne ha riportato notizia. 1996 vede la partecipazione del gruppo alla Sagra delle Ciliegie e delle Rose di Giarre. Un'ulteriore trasferta a Ibac in Svizzera presso gli emigrati e la partecipazione alla trasmissione televisiva Rai 3 Ambiente Italia in diretta da Praia a Mare. Morsere cosa cara, cuore dolce non lo cancica, di sentire criara, femma fai lo mungi e mangi. Di sentire criara, femma fai lo mungi e mangi. Alle coco l'angiolina, lo canto da fogliana, putichera cacantina, mi sei in faccia alla diana. Putichera cacantina, mi sei in faccia alla diana. La diana d'angiolina e noi ce lo richiamo, e che dura ogni mattina quanta gente d'ogni ramo. E che dura ogni mattina quanta gente d'ogni ramo. Mamma dura quando passi la mattina verso Nova, da ti fermi tutto d'assi come di tutti si smuova. Da ti fermi tutto d'assi come chi tutti si trova. Morsero quando arriva l'intrapitta gli accadizza, un muscruscio non mansile, lo naso mi sarrizza. Un muscruscio non mansile, lo naso mi sarrizza. Piparele di un'edì, c'hanno brodo tutto rosso, sono cose chicche e vere, tende in chieri sempre musso. Sono cose chicche e vere, tende in chieri sempre musso. Morsere cosa cara, quelle dolci non lo cancica, ti senti ricriara, femma fai lo mungi e mangi. Ma ti senti ricriara, femma fai lo mungi e mangi. We'll be right back.
Bravi, 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 complimenti veramente, ancora complimenti. Bellissimo pomeriggio questo su STV, grazie a questo meraviglioso gruppo folk Istrinari, città di Catanzaro. E caro Presidente, vieni, accomodatevi, anche perché io ti avevo detto, o lo riferisco anche a Davide, che questa nostra trasmissione è oggi super seguita. Infatti dalla regia, mentre voi stavate facendo questa altra performance, mi dicono che c'è qualcuno che vuole intervenire. Cioè, io per correttezza chiedo sempre ai miei ospiti, che è un videomessaggio che è arrivato in regia. Presidente, Davide, che faccio? Lo passiamo? Certo. Vediamo un po' chi sta seguendo, certo. E vuole dire evidentemente qualcosa. Regia, hai questo videomessaggio? Me lo passi? Grazie. Presumo da Canale 5, sì. Arrivi, perché hanno fatto come quella presentatrice, carinissimo, via, è una carrambata che noi facciamo anche perché vogliamo rendere il programma, la trasmissione allegra, per quanto la state facendo allegra voi con le vostre performance, con tutto quello che state facendo. Davide, qualche parolina, dilla pure tu, se no parlo sempre col Presidente, dai, cominciamo a fare una piccola così, e come sta andando secondo te? Sta andando molto bene, io siamo naturalmente emozionati perché nonostante tanti anni di attività, le telecamere, insomma, gli occhi puntati addosso fanno sempre venire un po' di emozione. Penso che, vabbè, questo traspare perché siamo tutti un po' così, però va bene così perché l'emozione, come dire, non ha voce. Non ha voce. E questo lo dice Celentano, se non ricordo male, vabbè. Però l'emozione è bella, no? Perché arriva alla gente. Noi tra l'altro facciamo questa attività da tanti anni, ma semplicemente con la passione, con l'entusiasmo e la passione per questo tipo di, diciamo, di attività che porta avanti le tradizioni della nostra Calabria, perché ci teniamo a portare avanti i colori della nostra terra. E quindi, voglio dire, quando si fa senza scopo di lucro, senza... perché tante associazioni professano onlus, si professano senza scopo di lucro, però poi in realtà non è così. Nel nostro caso noi siamo un'associazione che si autofinanzia, molto spesso mettiamo le mani in tasca per mandare avanti, per comprare i costumi, per gli strumenti, tutto quello che occorre per mandare avanti l'attività. Scusate la voce perché abbiamo appena ballato. Assolutamente sì. E oserei dire, per fare una battuta pure io, siamo in sintonia perché sono quasi la vostra fotocopia, però chiudiamola qua, se no diventiamo patetici. Assolutamente. Invece ritorno al nostro caro Presidente, perché adesso io ho la terza parte, l'ultima parte di questa scheda meravigliosa, e a lui, prima di far mandare in onda la terza parte, voglio chiedere cos'è che vedremo subito dopo. Una caratteristica del folklore è l'alternarsi tra canti e balle, alternarsi tra momenti di gioia, momenti di dolore, momenti di festa, momenti di lavoro, e questo traspare anche nel repertorio, perché prima abbiamo trattato le tradizioni cittadine, adesso andiamo ad occuparci di una prima tradizione contadina, cioè della raccolta dell'uva, della vendemmia. Ovviamente una tradizione importantissima per la nostra regione, che ancor prima di Magna Grecia veniva denominata Enotria, che vuol dire proprio terra della vite, terra del vino, dell'uva, e quindi sta a significare quanto sia importante. Ovviamente noi la tradizione la riproponiamo come sempre con un canto ed una danza. Il canto è l'uvicella e la danza è un ballo da Vindigna. Lo vedremo subito dopo la terza parte di questa scheda meravigliosa, che appunto riguarda il gruppo folco Istrinari, città di Catanzaro. Grazie regia.
1997-2000, in quest'anno di collaborazione con il settore emigrazione della Regione Calabria si intensificano le esibizioni a favore degli emigrati o figli di emigrati calabresi, ospiti dei vari hotel della Calabria, contribuendo a sostenere e rafforzare l'identità originaria e i rapporti con la terra d'origine. Molti gli avvenimenti di particolare importanza di questo periodo. Nel 1998 il gruppo si esibisce in Campidoglio a Roma in occasione della premiazione dei calabresi che si sono distinti in vari settori. Nel mondo tale evento viene trasmesso dal programma televisivo Telecamere di Anna La Rosa su Rai 2. Nello stesso anno partecipa al primo Festival Internazionale del Folklore della città di Sanremo, con acclamazione da parte del pubblico sanremese. Nel 1999 partecipa alla sagra delle Regne a Minturno. Nello stesso anno si cimenta in un'operazione fino ad ora unica. Produce e realizza la commedia musicale Navracia, U Quarto e Luna e Nucarrino, con la regia di Massimo La Penna, che ripropone uno spaccato della vita della città di Catanzaro a fine Ottocento. La commedia viene replicata nei teatri cittadini anche nell'anno successivo. Nel 2000 partecipa ancora una volta al Festival Internazionale del Folklore a Cusset, in Francia. Altro evento degno di nota è l'esibizione presso l'Hotel Cavaliere Hilton a Roma, in occasione del 21esimo International Mineral Congress 2001-2006. Di particolare rilievo in questo periodo la partecipazione al Festival di Praga, gli scambi culturali con gruppi della Romania e dell'Ungheria ed alcune esibizioni a favore degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. 2007-2010 continua l'attività nei villaggi turistici e nelle piazze al fine di promuovere l'immagine storica culturale del territorio di appartenenza. Nel 2009, nell'ambito della manifestazione Notte Piccante, organizzata dal Comune di Catanzaro, i strinari realizzano la treccia record di peperoncino, lunga quanto il ponte Bisantis, simbolo di Catanzaro, snodando tale treccia prima sullo stesso ponte e poi per le vie del centro storico. Evento ripreso dai TG nazionali pubblici e privati. Nello stesso anno vive un'esperienza esibendosi insieme ai canterini di Serra Stretta, ad Alba in Piemonte. Nel 2010 il gruppo si cimenta ancora una volta in un'esperienza particolare, infatti partecipa alle riprese del film Rachele e Saverio, una storia d'amore prodotto dalla PSIA G. Ferraris di Catanzaro, con la regia di G. Scarfò per la Cineteca della Calabria, che narra la storia d'amore contrastata tra Saverio Marincola e Rachele De Nobili nella Catanzaro dell'Ottocento. 2011-2019, in questi anni si intensificano gli spettacoli in diverse case di riposo a favore delle persone anziane, che hanno l'occasione di rivivere momenti della loro giovinezza e di un passato ormai lontano, e gli spettacoli di beneficenza in collaborazione con associazioni che si occupano di raccolta fondi per la solidarietà. Di particolare rilievo, oltre alla normale attività già specificata in precedenza, la partecipazione a diverse edizioni del Palio del Ciuccio di Guardavalle nel 2013, la partecipazione alla trasmissione televisiva Stasera che sera dell'emittente locale Calabria TV ed al Festival Internazionale Cultura e Confronto a Tropea, nel 2016 al Festival del Peperoncino di Diamante, nel 2017 alla realizzazione del calendario nazionale FITP. Dal 2018, in cui un mese dedicato alla Calabria rappresentata dalla compagine catanzarese, nel 2018 alla trasmissione televisiva di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia, in diretta da Staletti al campionato mondiale di pesca sportiva a Soverato e dalla convention Alatel al teatro comunale di Catanzaro, ed infine nel 2019 la partecipazione al corteo storico in occasione delle giornate murattiane a Pizzo Calabro. Proprio in quest'ultimo mese il presidente del gruppo, professor Fausto Rafeli, per il suo impegno nel recupero e nella diffusione delle tradizioni svolto in 43 anni unitamente all'associazione nell'ambito di una delle maggiori manifestazioni nazionali FITP, è stato designato quale padre del folklore per la Calabria e riceverà l'onorificenza in una cerimonia che si svolgerà a Bergamo nel gennaio 2020. Il repertorio del gruppo folclorico Istrinare è composto da danze e canti che evidenziano i momenti caratterizzanti l'antica società calabrese. Nello spettacolo vengono riproposte le tradizioni connesse con i vari aspetti della società contadina, balli che si ispirano alla raccolta delle olive,
alla vendemmia, alla mietitura e canti che possono essere propiziatori o di ringraziamento per il raccolto avvenuto o talvolta di protesta verso il padrone sfruttatore, ci conducono alle origini agropastorali della civiltà calabrese. Nel repertorio ampio spazio è dedicato anche al tema delle dominazioni con un viaggio scenico attraverso i vari secoli. Vengono riproposte, basta citare, un ballo d'Utilaro che si ispira alla grande tradizione serica che ha segnato la storia della città di Catanzaro, tradizione che ritroviamo anche in Donna Candia, il cui testo è riportato nei testi storici che trattano l'arte serica in Catanzaro, oppure la tradizione culinaria del morsello che viene riproposto con un canto tratto da un'opera in versi di Giovanni Sinatora dal titolo Catanzaro. Particolare attenzione è rivolta anche ai diversi quartieri della città con danze quali a Tarantella dei Coculi e Avrica, alle bellezze dell'intera regione ed ai temi basilari per la storia della Calabria quali brigantaggio e l'emigrazione. Non può mancare nel folto repertorio la tradizione greco-romana della strina, che viene riportata in scena con un alternarsi di danza e canti. E buonasera, buonasera a questi belli pacchiani, che belli pacchiani che abbiamo, complimenti, e chi veniste fumacite, ma che bella uva, vena chi rubino, chi rubono, a te essere una porpora, mi raccomando, ma chi sta? Sentimo si addura bello. Mamma rena mia, che sciaguro. Come va, posso cantare? No coccicello ca stu grappicello là e pizzuliando va sta giovinella e mangia di stu vicella che non barzamo fatato, che non barzamo fatato e fammi muzzicata dove tu c'ha muzzicato, dove tu c'ha muzzicato satura di cannella tu maturi te muscato, tu maturi te mostrato tu mi fai girare cervella mangia e muzzica dice così. Salamo dalla sato scritto mangiati l'uva che campi dei ritti dice l'uva che leva la panni viva di vino che campi c'è tanto tirirulla allero tirirulla allero tirirulla allero tirirulla alla tirirulla allero tirirulla allero tirirulla allero tirirulla alla e cusucridia che quando abbiamo sta bella uva. Che bella vendemmia che facciamo, una cosa fina. Cumma, dici la verità, i pacchiani nostri come sono? Sono le più belle, è vero compara? Specialmente una, ognuno si diventa la sua. Ah, io ho cantato all'aria e all'allaria e pinna di la stuva marvasia. Ah, io ho cantato a tia facciuzza bella e finna di la stuva Iancarella. Non saccio come va, si guarda ca ed ella.
tu cora meu si fa. Quando? Ti chiamasti Bubu a chissi e tu vei liberato. Manchi i cani. A cumara mia mi suggerisce, voi sapete che io hai un cuore randa. Potremmo fare un paragone. La canzone dice, l'ucora meu si fa. Quanto ci sto da cumara mia. E mangia di sto vicella che non barzamo fatato. Che non barzamo fatato. E fammi muzzicata, tu batuccia muzzicato. Tu batuccia muzzicato. Sadora di cannella, tu maturi de moscato. Tu maturi de moscato. Tu mi fai girare cervella, mangia e muzzica, dice così. Salamona la sa, tu scritto, mangia di luva che campi de ritto. Dice l'unico che leva la panni, viva di vino che campi c'è. Tirirulla, lero, tirirulla, lero, tirirulla, lero, tirirulla, lero. Tirirulla, lero, 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 tirirulla, veramente grandi, grandi questi amici del gruppo Folk Istrinari della città di Catanzaro. Bel pomeriggio stiamo regalando ai nostri telespettatori, che sono tantissimi, veramente state rallegrando i cuori di tantissimi amici che su STV stanno seguendo questa puntata di oggi. Ed io ancora una volta, caro professore, non ti faccio parlare perché so che hai ballato, hai fatto la tua performance, però mi dicono che abbiamo un altro video di evidentemente qualcuno che ci sta seguendo che vuole intervenire. Ho sempre chiaramente il vostro consenso, quindi la regia mi passa quest'altro video, vediamo di chi si tratta. Grazie regia. No.
La mia infanzia in giro per l'Italia e anche fuori Italia, con i Strinari Città di Catanzaro, la fisarmonica sulle spalle. Vi voglio bene, siete sempre un bellissimo ricordo, vi porto nel cuore un abbraccio e un bacio. Allora Davide, chi è questo signore? Diciamolo così. Beh, il nostro amico Francesco, che ha suonato la fisarmonica con noi per tanti anni, tra l'altro nel gruppo ci sono stati anche i suoi fratelli, Mario e Alessio, quindi sicuramente hanno condiviso con noi tante esperienze in giro per la Calabria, in giro anche per l'Europa e per l'Italia, insomma. Quindi sono sicuramente saluti che ci fanno solo piacere, è una cosa bellissima. C'è nostalgia, si sentiva nostalgia in quel viso, in quel messaggio che ha mandato, quindi chissà che non si possa ritornare. Il Presidente che aggiunge? Volevo cogliere questa occasione per dare un saluto, un ringraziamento a tutti coloro che in questi 43 anni hanno fatto parte di questo gruppo. Sono tantissimi, centinaia. Tu devi sapere che nel gruppo sono nate 15 coppie che sono convolate poi a matrimonio, hanno dato dei figli e quindi si tramanda di generazione in generazione. Ovviamente tantissimi non ci sono più perché sono andati via per lavoro o per altri motivi, però deve sapere che Strinari si resta sempre nel cuore, si rimane per tutta la vita Strinari. Chi è stato Strinaro non riesce mai a togliere questa etichetta di dosso. Anche... Bravo Presidente, bravo. Facciamo un applauso al Presidente. Nobili, nobili sentimenti, nobili questi messaggi che il nostro Presidente sta dando oggi insieme a Davide e a tutto questo meraviglioso gruppo. Amici, la prima parte è volata veramente in un modo piacevole, gradevole, l'abbiamo seguita tutti con tanto affetto e noi la chiudiamo come nostra consuetudine con la nostra Chiara che sì, è lì. Allora, vai Chiara. Prima abbiamo ascoltato un brano della splendida Sicilia, adesso voglio andare alla splendida Puglia, perché abbiamo è la patria di uno dei più grandi artisti che abbiamo avuto in Italia, il grande Domenico Modugno. Questo è un brano popolare di origine abruzzese che Modugno appunto riprese nel 1971. Il brano si intitola Amara terra mia, per voi. Sole alla valle, son le alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio.
Grazie. È brava, sì, brava la nostra Chiara, che ci fa chiudere veramente questa prima parte con un inno alla nostra meravigliosa terra di Calabria. Non poteva esserci brano migliore per chiudere questa prima parte, che però io voglio chiudere intanto, se dalla regia mi passano la locandina che prevede questa serata meravigliosa di giorno 7, o meglio giorno 6, venerdì al 747 di Lamezia Terme, ecco, Piccoli Talenti. Noi faremo una finalissima importante dove ci saranno tantissimi cantanti che evidentemente si sono un po' esibiti nel corso dell'anno, e chiuderemo con questa finalissima al 747. Nel frattempo voglio ricordare che sempre venerdì sulla Mezia arriva Miss Italia, pensate. A proposito, arriverà alla gioielleria Caputo, che poi cura tutta la premiazione di Piccoli Talenti. Noi saremo con le nostre telecamere a riprendere questo arrivo, a fare un'intervista che poi manderemo in onda. Quindi noi chiudiamo questa prima parte di questa puntata di oggi con il nostro meraviglioso gruppo folk Istrinari di Catanzaro, abbracciando forte questa splendida squadra di STV. Davide, Presidente, avete visto più o meno, voi siete arrivati molto ma molto prima, si sono dati un gran bel da fare per cercare di mettere un po' a punto tutte le situazioni, consentirvi di fare una diretta come facciamo ormai da tantissimi anni, e io nomino il Presidente, il nostro editore che è Francesco Santoro, per tutti gli altri che evidentemente è una persona che tiene a questo tipo anche di trasmissione e si è messa a vostra completa disposizione. Quindi grazie del vostro applauso non richiesto. E quindi ai nostri telespettatori dico che noi ritorneremo in vostra compagnia subito, pochissima pubblicità, quindi da non perdere questa puntata di oggi. Chiamate a chi ancora non è collegato su STV, non si può perdere una trasmissione del genere. Ci vediamo fra poco, grazie. Eni Energy Store dei fratelli Cocconcelli. Puoi trovarci in via di Ippolito 23, Lamezia Terme. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand. Telefono 0968 29 13 7. S Carni SRL è carne genuine, salumi artigianali di produzione propria, preparati di carne su richiesta. S Carni SRL è in via del Progresso, traversa Abate di Gran Nesnil, alla Mezzia Terme. Telefono 0968 23 990. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Che vuoi un habitat moderno, comodo, ad un prezzo che hai sempre sognato, M2 Arredamenti fa per te. Da noi troverai cucine, divani, camera da letto e tant'altro. E con i pagamenti personalizzati da M2 Arredamenti arrederai la casa dei tuoi sogni. Vieni a trovarci in via Costabile, vicino Chiesa delle Grazie e San Biasio, alla Lamezia Terme. M2 Arredamenti, dove la qualità e convenienza hanno trovato casa. Ah,
Allora, rieccoci nuovamente in vostra compagnia, amici telespettatori. Per chi si fosse messo davanti al televisore in questo preciso momento, voglio ribadire ancora una volta oggi in studio qui ad STV la storia del gruppo folk Istrinari Città di Catanzaro. Lo stiamo facendo con un gruppo meraviglioso, ci sono state delle performance veramente interessanti, veramente molto belle, seguitissime dal nostro pubblico, tra l'altro siamo anche su YouTube, mi confermano, quindi ci stanno seguendo un po' in tutto il mondo, chi evidentemente si collega sui nostri siti. E noi ritorniamo ripresentandovi ancora una volta il nostro presidente, professor Fausto Raffaeli, sulla mia sinistra il vice Davide Tolomeo, e con loro io, prima di riprendere questa seconda parte, mi voglio interfacciare per chiedere: presidente, intanto come ricominciamo, come riprendiamo questa seconda parte? Ricominciamo con un canto che è un po' l'emblema, l'inno della nostra regione. Indovina un po' qual è? Beh, non può essere che Calabrisella, che piace tantissimo a me e a tantissimi altri amici che ci seguono anche in questo momento, forse, che sono al di là della nostra meravigliosa Calabria. È internazionale, è conosciuto ovunque, forse non tutti sanno però che pare sia stata scritta da un siciliano che di passaggio dalla Calabria per raggiungere la Sicilia rimase folgorato, colpito dalla bellezza delle donne calabresi. Seguirà poi, come sempre, una tarantella che dedichiamo alla zona della Sila, alla nostra montagna, e quindi tarantella silana. Una particolarità di questa tarantella che è ballata solamente dalle nostre ragazze. Ecco, ci stiamo adeguando, come vedi sono in maggioranza le donne dappertutto. Assolutamente sì, viva anche le donne! Viva le donne, sono in maggioranza anche tra i ballerini, tra il corpo di ballo, e quindi questo ballo tutto al femminile, tarantella silana. Professore, io ti devo interrompere perché arriva una telefonata, vediamo chi ci vuole. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Con Bisantis e Peppino da Catanzaro. Eccolo qui, il dottor Bisantis non poteva mancare in una trasmissione del genere. Come vede, non ci sono i suoi paesani. Non sono dottore, mi gratifica di un titolo che non ho. Sono uno che è rimasto ancora una volta entusiasta dei suoi ospiti. Troppo buono. Una bella dimostrazione della nostra cara Calabria. Sono tutti giovani ragazzi e ragazze, che quel che conta è lo spirito, l'età non conta niente. Io auguro a loro un fiorente avvenire, a loro e a tutti i loro cari. È una trasmissione, la tua, direttore, che veramente la Calabria, e non solo la Calabria, avrebbe molto da apprendere per mettere sulla giusta via il modo di vivere delle famiglie, dei giovani e dei bambini che non hanno punti di riferimento. Io ho parlato col suo editore, il quale mi ha lasciato libero di dirvi che sabato 21 dicembre ho organizzato una giornata bellissima, i presepi di Napoli, il santuario di Pompei e le luminarie di Salerno a solo 35 euro. Sarebbe molto bello se qualcuno di voi, qualcuno che ascolta, potesse unirsi al mio gruppo per passare una giornata indimenticabile, perché ci affratella, ci accomuna nelle cose positive della vita. Perfetto, dottore. Lei ha mandato questo messaggio, io mi auguro che chi evidentemente è in ascolto possa contattarla per venire con lei che ha organizzato il tutto, e quindi io le dedico adesso, attraverso la performance dei nostri amici, questo gruppo meraviglioso Istrinari della città di Catanzaro, la Calabresella, per rimanere in tema. Va bene? Alla prossima, dottore, grazie di cuore, grazie di essere stato anche oggi con noi. Ci siamo, presidente? Partiamo con la Calabresella. Sta calabrisella,
diritti alla umana chi la va.
brave, brave. Brave, complimenti ancora, complimenti. Che bello, veramente state dando un pomeriggio a tantissima gente che da casa ci sta seguendo e tutto questo è semplicemente essere bravi, professionali e veramente persone per bene. Grazie di essere stati oggi con noi, veramente grazie. Accomodatevi, accomodatevi, così ci rilassiamo un po' più voi che non io, perché io vi sto seguendo e quindi sono comodamente seduto. Allora, caro Presidente, intanto non la faccio parlare, così approfittiamo di quest'altro video che, anzi, una telefonata mi dico. Pronto, buonasera, sì. Con chi parliamo? Buonasera. Signora, prego. Parlo di Santa Sofia. Santa sì. Sofia, prego signora. Voglio salutare tutti i parenti di mio figlio di Catanzari, Mazzotti. Perché mio figlio è in Alta Italia, ma i parenti, la suocera ce l'ha a Catanzaro. Ho capito, signora. Grazie di questo contributo. Lei sta seguendo questa puntata di oggi, sì? Chiaramente. Sì, sì. Si sta divertendo? Sì. È contenta? Sì, molto. Allora, signora, continui a seguirci perché adesso ci saranno altri balli, altri canti, va bene? Grazie di cuore per il suo contributo. Grazie ancora. Vabbè, grazie a voi, grazie a voi. Benissimo. Allora, stavo dicendo che dalla regia, a parte la telefonata che abbiamo preso subito a volo, mi dicono che c'è un altro video ed io ormai li passo tutti perché sicuramente sono amici, non diranno mai cose. Abbiamo un'altra telefonata. Ve l'ho detto, oggi la trasmissione non la finiremo. Buonasera, ci siamo, con chi parliamo? Pronto? Pronto? No, dobbiamo aspettare perché la stanno filtrando e nel frattempo mi dicono che c'è, quindi buonasera, pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, pronto. Con chi buonasera, parliamo? Buonasera, sono un ex componente del gruppo che sono, mi conoscono, presumo che mi abbiano già riconosciuto dal timbro della voce. Sono Piero Celeste, mi fa piacere seguirvi in diretta, sono qui a casa, sono al telefono da Catanzaro e mi fa veramente piacere rivederli. Vorrei spezzare una lancia a favore di questo gruppo, non perché ero un ex componente del gruppo, ma perché merita veramente tanto, in quanto oltre ai 50 anni di storia, ci sono stati tanti anni di sacrificio di ognuno di noi. Io ho dato il mio contributo con molto piacere dal 1978 al 1982. Purtroppo per ragioni di lavoro ho lasciato addirittura la Calabria, poi sono rientrato nel 1995, ma mi sono poi riagganciato al gruppo per qualche annetto, ma per ragioni di lavoro non posso dare più il mio contributo, spero ben presto di ritornare in questo gruppo. Io vorrei spezzare anche una lancia a favore della base musicale, soprattutto Pino La Manna, che sto vedendo adesso in diretta, che mi fa piacere che si sia ripreso alla grande dopo un piccolo acciacco. Mi fa piacere anche il fisarmonicista, se ricordo bene, Francesco, che è molto bravo e dà un grande contributo a questo gruppo folcloristico. In particolare al presidente Fausto Raffaele, al vicepresidente Davide Tolomeo e a tutti i componenti del gruppo. Tra l'altro mi fa piacere rivedere, come per esempio adesso Gisella Russo, parecchi ex componenti che c'erano già nel lontano 1978-79. Io devo dire la verità, ho tanta nostalgia di questo gruppo. Però purtroppo per forza maggiore per il momento mi sono allontanato, ma non per volontà. Sto vedendo anche Salvatore Barberio, faccio un grande saluto a Salvatore, a Pietro, che li sto vedendo adesso in diretta, e vi vorrei portarvi saluti anche da parte di Pino Rocchia, che mi sono sentito poco fa, un ex componente del gruppo, purtroppo per ragioni di lavoro non può telefonare, sta lavorando. Vi saluta Pino Rocca e Lucio Corrado, il quale ho avvisato telefonicamente che siete in diretta, la famosa cricca, la cosiddetta famosa cricca a suo tempo formata da quattro ragazzi, che eravamo io, Piero Celeste, Russo, Pino Rocca, Lucio Corrado e Maurizio Caridi. Perfetto, la ringraziamo veramente, grazie di cuore. Ok, hanno gradito, non so
c'è ancora un'altra telefonata, è già in linea. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie. Allora, subito dopo arriverà un'altra telefonata. Stavamo dicendo che abbiamo un altro video che la regia adesso mi passa subito, e quindi invece abbiamo ancora una telefonata. Pronto, buonasera. Ci siamo, pronto. Pronto, noi ci siamo. Vediamo se riescono a filtrare quest'altra telefonata. Sicuramente, ve l'ho detto, tantissime persone stanno seguendo questa puntata di oggi. Io spero di poterla. Sì, pronto, buonasera. Pronto? Sì, 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 sempre io sono. Sempre lo stesso? Sì, no. Sì, sì. E allora chi è? Ci dica, no, chi sono è? Sono Francesco, ragazzo di prima. No, 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 no. Pronto? No. Vuole salutare qualcuno, prego, allora mi dica. No, siccome avevo la TV accesa, c'era il ritorno della voce. Comunque voglio salutare tutto il gruppo, da quando che sono bambini che li conosco, in particolare Fiorenza Rotondo. Ah, perfetto, avete capito, sì. Hanno ricevuto, hanno grazie gradito. Grazie Francesco. E grazie a Francesco per aver chiamato, grazie, grazie ancora. Grazie di cuore. Allora, ciao, ciao, ciao a tutti voi, seguiteci, grazie. Ringraziamo, se... ringraziamo sì. Sia Piero sia questo Francesco. È un'occasione, come avevo detto prima, di ricordare tanti, tanti, tanti che sono passati dal nostro gruppo, dal gruppo Istrinari. Abbiamo condiviso bellissime esperienze. La cricca era famosa perché erano i ragazzi più monelli del gruppo, che praticamente però, quando andavamo in giro facevano caro un Davide, po' di baldoria. Io mi sa che oggi la trasmissione non la finiamo perché mi dicono che abbiamo un'altra telefonata. Vediamo un po' chi è. Pronto, buonasera, noi ci siamo, prego. Buonasera, io chiamo. Pronto? Sì, ci siamo, può parlare, prego. Io sono da Squillace, mi chiamo Vito Samar, sono da Squillace. Squillace, se non ho capito male, sì. E il gruppo lo conosco perché l'ho visto una sera alle Zanne, alla pizzeria di Zanne, e volevo salutare un grande amico che è un componente di questo gruppo, che si chiama Pietro, il mio caro Pietro, che ogni giorno ci hanno sempre a cena nella testa. Oggi sono contentissimo di seguire in diretta. Ecco, in questo momento saluto a Pietro, ciao Pietro. E a tutti i componenti, perché ripeto, l'ho visto una sera di Zagre e sono rimasto contentissimo veramente. Un abbraccio a tutti e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie, grazie. Gentilissimo, grazie, hanno gradito, grazie, grazie, grazie. E allora, se non ci sono telefonate, mi dicono dalla regia che possiamo mandare questo. No, abbiamo un'altra telefonata, non è possibile. Dobbiamo chiedere un'ora di proroga al nostro editore. Vabbè, pronto, buonasera. Concediamo a chi evidentemente vuole contribuire a questa puntata. Buonasera, noi ci siamo. Pronto? Batteria tele. Sì, prego. Si può parlare? Niente. Allora, se la regia mi dà la possibilità di poter avere questo video di un'altra persona che evidentemente vuole mandare attraverso un video messaggio i suoi saluti. Prego regia. Ciao a tutti, io sono Mimmo e sono amico, fans e sostenitore del mitico gruppo folcloristico Gli Strinari di Catanzaro. Il gruppo folcloristico Gli Strinari di Catanzaro io lo seguo da sempre. Insieme a loro ho trascorso dei momenti bellissimi, momenti veramente indimenticabili, in giro per la Calabria e non solo in giro per la Calabria. Anzi, io volevo ricordare un particolare, una pagina triste e dolorosa della nostra storia. L'11 settembre del 2001, il giorno dell'abbattimento dell'attentato terroristico, l'abbattimento delle Torri Gemelle, io mi trovavo insieme a loro perché loro dovevano esibirsi a Praga ed eravamo in viaggio per Praga, e durante il tragitto abbiamo appreso dell'abbattimento delle Torri Gemelle. Io mi ricordo che in quel momento si era fermato il mondo, però nonostante tutto noi ci siamo divertiti, siamo stati uniti e anche lì a Praga abbiamo trascorso un bel momento.
Che cosa devo dire? Io spero di rivedervi al più presto, tutti. Vi porto sempre nel mio cuore. Quindi saluto affettuosamente tutti gli amici del gruppo folcloristico Gli Strinari di Catanzaro ed in particolare il mio carissimo amico Davide Tolomeo, Anna Martino, Pina Rizzuto e Franco Tolomeo. Ovviamente colgo l'occasione di salutare tutti gli amici di Catanzaro. A Catanzaro ho trascorso, io lo dico sempre, ho trascorso uno dei periodi più belli della mia vita. Ho pianto 2 volte a Catanzaro, quando sono arrivato e quando me ne sono andato. Perché a Catanzaro succede questo. A me personalmente è successo questo. Quindi viva il gruppo folcloristico Gli Strinari, andate avanti e spero di rivedervi al più presto. Un caro saluto dalla Toscana, un abbraccio e un bacione. Ciao. Ecco, l'applauso arriva, anche la Toscana ci segue, quindi mi pare che sia un messaggio abbastanza sentito, gradito da tutti voi. E Sì, vogliamo replicare, Davide? un caro amico Mimmo è una persona squisita, abbiamo avuto modo di condividere alcuni anni in cui lui è stato a Catanzaro per lavoro e siamo stati colleghi di lavoro, quindi abbiamo lavorato insieme, però ci siamo anche divertiti. Io ho fatto conoscere, naturalmente lui era straniero, diciamo, a Catanzaro, ma in realtà noi da buoni catanzaresi siamo ospitali e abbiamo accolto a braccia aperte questo caro amico che era qui per lavoro e quindi ce lo siamo portati anche in giro a Praga. Assolutamente sì, e lui è dei bei ricordi che ha voluto manifestare attraverso questo messaggio che tutti voi avete gradito. Ritorno al nostro presidente. Presidente, allora adesso come proseguiamo con le performance? Ritorniamo alle tradizioni cittadine, alla tradizione della città di Catanzaro con due canti, uno prettamente cittadino ed una danza. Il canto è un canto importantissimo, si chiama Donna Candia, ci racconta la leggenda di questa nobildonna che fu tratta in inganno e fu rapita dai turchi. Al di là della leggenda, però, l'importanza di questo canto è che vengono citati i mercanti di seta catanzarese, cosa che le parole di questo canto vengono anche riportate nei trattati della seta. Io ho portato un libro, non è il caso forse di farlo vederlo, in cui ci sono proprio le prime parole, la prima strofa della canzone Donna Candia. Seguirà poi Ujettatura, che appunto ci riporta al periodo in cui le coste calabresi, non solo delle meridioni d'Italia in genere, erano infestate dai saraceni, dai turchi invasori. Anche adesso arrivano, però arrivano ovviamente, come sappiamo, per motivazioni diverse, non certamente per saccheggiarci come accadeva allora. E nel turco invasore si identificava anche la figura del portatore di malocchio, da cui appunto Ujettatura. Seguirà un ballo d'Otilaru, un ballo importantissimo, perché con questo noi vogliamo ricordare la tradizione serica nella città di Catanzaro, l'arte del tessere la seta. Catanzaro fu famoso in tutta Europa per quest'arte, che fu introdotta dai bizantini intorno all'anno 1000 e poi andò sviluppandosi con gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, cioè tutti quelli che si susseguirono nelle varie dominazioni. Purtroppo le gravi pestilenze, i terremoti, ma soprattutto le tasse che il governo borbonico impose ai mercanti della seta, agli artigiani della seta, fece sì che nel 1800 questa nobile arte vide il suo decadere. In Catanzaro rimangono solamente delle tracce nella toponomastica, come il quartiere della Filanda o il vico del Gelso Bianco, però fortunatamente quest'arte sta rinascendo nel vicino comune di San Floro. È un ballo, si chiama così, un ballo d'Otelaro, perché i movimenti dei ballerini cercano di riproporre i movimenti tipici del telaio. Ovviamente i balli sono balli di fantasia che si avvalgono dei passi della tarantella tradizionale, forse voi parliamo anche di questo, però ovviamente sono balli coreografici che nascono dalla nostra fantasia, cercando appunto di riproporre quello che è il tema del canto del ballo stesso. Chiaramente, caro Presidente, noi preferiamo i balli piuttosto che le tasse che c'erano anche nel 1800 e che oggi purtroppo si ripetono. Allora, il nostro gruppo si esibisce in quello che il Presidente ha già preannunciato e quindi noi vi guardiamo. Grazie.
così di giovane si muta Catanzaro, porta musica a vendere d'ogni colore in davemo, chiamati a donna Candia che è solita cattara, la sorella l'ha chiamata e i turchi se l'hanno pigliata, la portarono in Turchia dove stanno le turche a cani. Lo so il marito ricchissimo, la ietta riscattara, porta ordinari a tumbina, vergine a centinara. Caro marito mio, non c'è sta più chi farà, li dinari perderai, e da me a non m'averrai. Li dinari perderai. Sangue a tutti, sti mucchi aperti, lai, 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 lai.
e china tocca ferro e tocca corna. Lai, lai, la. Si può salvare a sé, ma guardi sberti. Si può salvare a sé, ma guardi sberti. Otto e nove, sciogli, sciogli, dottore, che passano. Otto e nove, sciogli, sciogli, dottore, che passano. Brucia la fronte, brucia l'occhi, otto e nove, farò malotti. Brucia la fronte, brucia l'occhi, otto e nove, farò malotti. Brucia la fronte, brucia l'occhi, otto e nove, farò malotti. Bravi, 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 ancora bravi, veramente. È un piacere vedervi. E io vi prego intanto di accomodarvi, così riprendete anche fiato.
Io non voglio perdermi nemmeno una di queste vostre performance che avete preparato oggi con grande professionalità, con la passione che vi contraddistingue per questo meraviglioso gruppo che avete composto, che ormai ha una storia che noi abbiamo assolutissimamente seguito attraverso le tre schede che la nostra regia ha mandato in onda. Io avrei voluto chiedervi tantissime cose, caro Presidente, caro Davide, però abbiamo tanta carne al fuoco, tra virgolette, se si può dire, che io non mi voglio perdere niente, infatti c'è anche la telefonata, quindi buonasera, pronto, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto, pronto, buonasera. Sente? Noi la sentiamo, sente, prego. Pronto. Prego. Pronto? Sì, ci siamo, prego. Può parlare, pronto? Prego, la sentiamo, prego. Sono Nino da Messina. Sono Nino da Messina, mi sentite? Da Messina ci chiama? Messina, Messina. Messina di cognome, perfetto. Sì. Ci dica tutto. Sì. Senta, io sto seguendo la trasmissione. Grazie. E siccome sono un amante del liscio, e mi piace questa trasmissione, tutte le trasmissioni di folklore da Lega Niente mi piacciono. Sì, signore, scusi, le posso chiedere di abbassare il volume del suo televisore, perché se no arriva male la sua voce, arriva male in studio. Se riesce ad abbassare il volume del televisore, grazie. L'ho abbassato, mi sentivo adesso. Allora è perfetto, adesso ci può dire tutto, in una sintesi brevissima, perché noi abbiamo i tempi ristretti. Grazie per aver chiamato. Capisco. Grazie. Capisco. E siccome mi piace, ripeto, tutto qualcosa siciliano, napoletano, calabrese, pugliese, tutti diciamo in generale. Complimenti della vostra trasmissione, andate sempre avanti così. Che sarà sempre un successo. Complimenti a tutti, vi abbraccio a tutti e vi saluto a tutti. Grazie, gentilissimo, grazie. Che bello, dai, sentire queste persone che noi non conosciamo, perché poi qualcuno evidentemente e voi lo conoscete, ma altri chiamano senza che noi abbiamo... Chiamava da Messina, appunto, quindi non era Messina come cognome, mi dicono dalla regia, quindi chiariamo anche questo fatto. Per cui, così, per qualcuno che evidentemente ancora non lo sapesse, STV arriva anche a Messina, e quindi grazie a chi ci segue da Messina, siamo veramente onorati di queste presenze, seppur telefoniche. Ed io, caro Presidente, abbiamo preso fiato, sì, tanto il telespettatore che ha chiamato ci ha dato questa possibilità. Però mi dicono dalla regia che abbiamo un video, non una telefonata questa volta, è un video. E quindi questo lo passiamo pure, perché è tranquillo. Vai regia, grazie. Auguri e in bocca al lupo. In bocca al lupo! Allora, caro Presidente, erano tantissime, non voglio sapere i nomi di ognuno, se no non ce ne andiamo più. Chi è? Ti dico solo che sono i miei colleghi della Free Dance di Catanzaro. Io, oltre a coltivare questa passione del folk da 43 anni, da 15 anni mi sono avvicinato anche al ballo liscio, al ballo standard latinoamericani, e ai balli sociali. Frequento questa scuola che è la Free Dance dei maestri Pino Polito e Donatella Lamanna, che voglio salutare insieme a tutti quelli che avete visto nel video. Anzi, io ti propongo magari prossimamente di fare una trasmissione con questa scuola di ballo, che ha anche tanto da raccontare. Onoratissimo. Poi dal momento in cui me lo chiedi tu, caro Presidente, me lo chiede Davide, tutto questo meraviglioso gruppo, io non dirò mai di no, perché abbiamo avuto modo, seppur conoscendoci da poco tempo, di poter apprezzare evidentemente la vostra serietà, la vostra professionalità. E io, quando ci sono questi presupposti, mi invitate a cena e io sono tranquillo. Vabbè, andiamo avanti, Presidente, perché i tempi purtroppo stringono. Noi adesso parliamo di tradizione contadina, è vero? Sì, come dicevo prima, alterniamo dalla città, torniamo alle campagne circostanze, andiamo a trattare un'altra tradizione importantissima per la Calabria,
che come sappiamo è una delle principali produttrici di olio d'oliva, è una delle regioni in cui c'è il maggior numero di frantoie ancora funzionanti. Quindi noi andiamo a rappresentare questa tradizione della raccolta delle olive con un canto e un ballo. Lo precediamo però da un altro canto, che è un canto di protesta. Nell'antica società si lavorava tanto, si trovavano poi dei momenti di allegria, i canti potevano avere, come abbiamo letto nella storia, potevano avere diversi scopi, qualche volta anche una protesta contro il padrone sfruttatore, come vedi la storia si ripete. Si ripete, bravo, bravo. Allora, andiamo, forza, gruppo folk, Istrinari, città di Catanzaro. Grazie. Dalle linee e nulli vuoi tagliare, vanno sul palo castello, fermare i piedi e non vuoi camminare, fermare i piedi e non vuoi camminare, canuscia l'ora di lo scapolare, canuscia l'ora di lo scapolare, canuscia l'ora di lo scapolare. Colla sullo sito vuoi collare, che io ho capato non me l'ho battuta, ma vecci pura mi ha fatto mangiare. E colla sullo sito vuoi collare, e colla sullo sito vuoi collare, e colla sullo sito vuoi collare. Cullate bello solo, non si serve più padrona, cullatevi tutti quanti, mi naro cacciaro sulla stanza. Ma lo padrona chi trova ma guarda, assai fatica e poco mazzacogli, ma lo padrona chi trova ma quando, assai fatica e poco mazzacogli, assai fatica e poco mazzacogli, ma lo padrona chi trova ma quando, ma lo padrona chi trova ma quando, ma lo padrona chi trova ma
Bravissimi veramente, complimenti ancora, bravi, belli, professionali e da seguire perché i ritmi sono ritmi veramente incalzanti, ritmi che non sono facili da mantenere e da sostenere, quindi dietro c'è un lavoro che è chiaro che loro durante la settimana, durante il periodo in cui poi si dedicano a questa loro passione, evidentemente portano avanti ormai con tanta passione che li contraddistingue, e poi quello che dimostrano appunto in queste performance danno la dimostrazione che loro amano quello che stanno facendo e che voi da casa state seguendo. Io devo sottolineare anche un altro fatto importantissimo a loro vantaggio, che gli spazi non sono poi quelli che evidentemente sono quelli giusti per poter fare queste performance, ma nonostante tutto loro stanno facendo veramente un lavoro bello, un lavoro piacevole da seguire, e quindi complimenti ancora, complimenti Davide, complimenti Presidente, complimenti a tutti voi, ai musicisti in modo particolare. Tra i musicisti c'è anche un juventino, tra i musicisti c'è anche un juventino. Un applauso particolare, in particolare ai due musicisti, certo, veterani del gruppo, sì, a Pino e a Salvatore, però in particolare a Francesco, perché Francesco è con noi da pochissimo tempo e in pochissimo tempo, cioè parliamo di pochi mesi, ha imparato un repertorio vastissimo che è il nostro repertorio che portiamo avanti da tanti anni, e è notevole il lavoro che ha fatto. Tra l'altro è un musicista, come si dice, ad orecchio, quindi autodidatta, ha imparato a suonare ascoltando i nostri pezzi con la semplice registrazione, le semplici registrazioni che avevamo. Lui si è messo lì, ha studiato e ha messo su l'intero spettacolo che portiamo avanti. Bravissimo, perfetto. Posso dire una cosa? Ha un solo difetto, è giuventino. No, scherzo, dai, forza Juve, ma forza Inter prima della Juve. Sai come sarà? Un altro interista, meno male, ogni tanto lo trovo, ringraziamo il Signore. Forza Catanzaro. Forza anche Catanzaro, se... assolutissima, prima i calabresi e poi tutto il resto, intendiamo. E oddio, in questi momenti... sì, abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera, noi ci siamo. Con chi parliamo? Pronto? Buon pomeriggio e forza Juve. Ecco, un altro ci mancava un altro juventino. Vai, prego. Ciao Renato, sono Mimmo. Oh, complimenti Mimmo a te. Grazie Mimmo, dai. A The Voice. Ciao Mimmo, grazie. E a questo meraviglioso gruppo, mi sono sentito chiamato in causa e ho telefonato per complimentarmi. Grazie. Poi sai, grazie, che Luvicella è un cavallo di battaglia mio, no? Certo. Eh sì. È tipico delle nostre, okay, zone lametine, però loro, sì, lo fanno con una Luvicella. Mimmo giustamente dice sì, okay, loro lo fanno diverso. Quando vuoi Mimmo lo possiamo fare insieme su un palco in una piazza. Hai visto, raggiungici Mimmo? L'invito è arrivato in diretta, quindi datti una regolata, accetta l'invito. A disposizione, lo sai che io mi metto sempre a disposizione per gli amici. Assolutamente. Complimenti, sì, a tutti e buon proseguimento. Grazie amico mio, ciao Mimmo, ciao, grazie di cuore. Ciao. Allora, ci siamo. Chiara, la, sì, seconda parte è volata, veramente. Sì. Vai.
Sì, allora, parlando di sud, non possiamo di certo non menzionare Napoli. E quindi adesso abbiamo un classico del folk napoletano. La versione più nota di, questo, di questa canzone è stata interpretata dalla nuova compagnia di canto popolare. Per voi, Tammuriata Nera. Grazie, grazie a te Chiara. Allora, ai nostri amici telespettatori, ritorniamo subito, pochissima pubblicità, per chiudere alla grande con questo meraviglioso gruppo folk, i Strinari della città di Catanzaro. A fra poco, grazie. I prodotti alimentari hanno bisogno di essere conservati con cura. Devono essere protetti dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi di temperatura. Con materiali igienici, resistenti e magari ecosostenibili. Come il vetro, facile da modellare e personalizzare, mentre una buona chiusura allunga la conservazione, permettendo ai prodotti di essere distribuiti con calma e in tutta sicurezza. Arpaia. Tu produci, noi conserviamo. La tua connessione ad internet ti fa disperare? Oggi con Linkem navighi anche dove gli altri operatori non arrivano. Sei subito attivo. A Lamezia lo trovi da Camu, concessionario Olivetti. Camu, via Militegnoto, a Lamezia Terme. Impero Baiarzente, Corso Numistrano, Lamezia Terme, telefono 0968 26846.
Fresco e fresco, Pescheria da Vincenzo, il pesce più buono della città. Via Capitano Manfredi, Lamezia Terme. Volpe Group è vasta gamma di gestori telefonici Wind, Infostrada, Tre, TIM, Vodafone, O, Uno Mobile, Kena, Digimobile, Rabona, Tiscali. Vendita di telefoni cellulari e accessori di tutte le marche con pagamenti rateali, trasferimento di denaro, ricarica PostePay, pagamento bollettini, gratta e vinci, pagamento bollo auto, spedizioni DHL, servizi per l'energia elettrica, accessori per il digitale terrestre, Sky. Tutto questo lo trovi nei punti vendita di Tutto Wind, negozio multibrand via Capitano Manfredi numero 22, Volpe Group di via del Progresso numero 374 all'interno del supermercato Conad, Restor Volpe in corso Giovanni Nicotera numero 178, Volpe Group via delle Terme numero 50. Rieccoci nuovamente in vostra compagnia, amici telespettatori, per l'ultima parte di Io mi ricordo, questa puntata che noi abbiamo dedicato al gruppo Folco Istrinari della città di Catanzaro e che io riprendo sicuramente col nostro presidente, che però prima di preannunciarmi quello che andrà a fare deve avere la bontà di seguire quest'altro video che dalla regia mi dicono è appena arrivato, quindi regia, se me lo passi, grazie. È davvero con piacere, con gioia, che faccio gli auguri e porgo i saluti al gruppo folclorico Istrinari Città di Catanzaro, uno dei gruppi storici della Federazione Italiana Tradizione Popolare, un gruppo che negli anni ha mostrato serietà, perseveranza e entusiasmo portando in scena le nobili tradizioni della Calabria e della città di Catanzaro in particolare. Voglio sottolineare inoltre la bellezza del costume femminile del gruppo, che porta in scena uno dei costumi più significativi dell'Interland catanzarese, quello del quartiere di Gagliano. Anzi, voglio citare a proposito del costume indossato dal gruppo Istrinari quanto è scritto nel volume Catanzaro, i luoghi, le persone, la storia di Sergio Dragone. Molto ricco e finemente lavorato con ricami e decorazioni in oro, argento e seta colorata, e il costume femminile che è il costume indossato dal XV secolo fino alla prima metà del nostro secolo dalle pacchiane del quartiere di Gagliano. Infatti risente molto l'influenza dei paesi situati nella stessa area geografica quali Tiriolo e Settingiano. Un grande abbraccio poi lo voglio dare al presidente del gruppo, a Fausto Rafeli, che nel mese di gennaio sarà insignito di un prestigioso riconoscimento, quale è quello di padre del folklore calabrese, riconoscimento assegnato dalla stessa Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Di questo riconoscimento io sono orgoglioso per l'affetto che ho nei confronti del gruppo, per la stima e per l'amicizia che nutro nei confronti dello stesso Fausto. Un caro abbraccio poi lo voglio dedicare a qualche componente del gruppo che insieme a me ha iniziato a percorrere la strada della valorizzazione delle tradizioni popolari calabresi, quali l'amica Antonella Romeo. Un bacio a tutti e buona fortuna. Eh beh, caro Presidente, allora un video messaggio importante di un personaggio importante. Noi abbiamo tre telefonate, ti prego di essere molto breve. Un messaggio arriviamo. Importantissimo perché è fatto dal segretario generale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, questa grande famiglia alla quale ci onoriamo di appartenere dal 1978. Ebbene, la stima
ricambiata, perché Franco è una grande personalità nell'ambito della federazione ed è anche il presidente del gruppo dei Due Mari, che come dicevo prima ha avuto origine insieme al gruppo Istrinari da quella prima esperienza nella città di Catanzaro. Grazie Franco. Ci aggreghiamo chiaramente ai saluti con un applauso e noi abbiamo in linea, pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto. Salve, io sono Tania. Volevo salutare tutti i miei amici, nonché ex componente del gruppo Folk Istrinari. Dire che è sempre un'emozione vederli, sono fantastici, ho vissuto con loro delle bellissime emozioni che non si dimenticano. Grazie Tania. Davide, grazie. Ha ringraziato. Un abbraccio, un bacio grande. Un abbraccio grande di cuore. Mi pare che dalla regia mi devono passare un'altra telefonata, confermatemi se è così. Pronto? Sì, pronto? Sì, arriverà dopo. E allora lasciamo al nostro presidente introdurre quello che sarà la prossima performance del suo gruppo. Allora, un canto e una danza. Il canto è uno dei tantissimi canti dedicati alla nostra regione, sono un'infinità, non abbiamo scelto una che ci sta particolarmente a cuore. È Calabria abbandonata, che è una poesia del grande Achille Curcio, che è stata musicata. Noi la facciamo precedere anche da alcuni versi di un'altra poesia di Achille Curcio, che è Calabria. Seguirà poi un ballo ovviamente sempre gioioso, movimentato, che è Antinna, anche questo è importante per la nostra città, vuole ricreare l'atmosfera festosa che si respirava nelle sagre cittadine, in particolare il martedì dopo Pasqua, il giorno della Galilea, quando i catanzaresi scendevano a Valle della Fiumarella per accogliere i mercanti di seta catanzarese che tornavano dalle fiere di San Marco in Reggio Calabria. Una particolarità di questa coreografia, di questo ballo, e a un certo punto la coreografia assume una forma di V, rovesciata per esigenze scenografiche, e la V è uno dei simboli della città di Catanzaro, che è detta la città delle tre V per i velluti, il vento che ne ha sempre caratterizzato il clima, e San Vitaliano che è il protettore. Per quanto riguarda il canto, mi devi dare l'occasione, visto che siamo in Io mi ricordo, di ricordare una figura importantissima per la nostra, per il folklore calabrese, non solamente per noi, una componente che noi abbiamo avuto il piacere di avere per qualche anno, però ha lasciato veramente un ricordo indimenticabile. Non è più tra noi, è volata a cantare tra gli angeli, perché lei era una voce angelica. Mi riferisco a Bice Gullà, perché lei cantava questa canzone in una maniera divina. Io provo a cantarla, ma è veramente indegno da parte mia provare questo canto. Però vorrei ricordare anche altre persone che purtroppo ci hanno lasciato per andare a trascorrere una vita migliore, che sono lo stesso marito di Bice, Tonino Gullà, e poi due ragazzi veramente giovani, Diana e Ivano, che hanno fatto parte per alcuni anni di questo gruppo. Allora, abbiamo una telefonata, poi passiamo alle performance. Prego, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Maurizio Caridi, mi permetto semplicemente di non solo evidenziare la forza che hanno avuto tutti i presenti componenti del gruppo Istrinari a continuare per molteplici anni con molti sacrifici e sicuramente con tante soddisfazioni l'attività delle tradizioni popolari di Catanzaro, che sono state presentate in più luoghi dalla Calabria, l'Europa e anche fuori Europa. Voglio ricordare che il gruppo, oggi presieduto dal carissimo professor Fausto Raffaeli, ha superato tantissime situazioni e non possiamo dimenticare che negli anni, sin dall'origine, il nostro primo presidente, professor Mezzatesta, e mi permetto di dire con il susseguirsi tutti gli altri presidenti, nonché tutti i componenti che con sacrificio e a titolo gratuito hanno sempre sostenuto le tradizioni della Calabria, con particolare riferimento alla città di Catanzaro. Auguri al gruppo Istrinari, città di Catanzaro. Grazie. Grazie da parte del presidente e del vice. Grazie di queste testimonianze che ci fanno immenso piacere. Ricordiamo anche, voglio ricordare insieme a Maurizio, Giovanni, Anna Rita,
e tutti i componenti che hanno fatto parte attiva veramente, che hanno sostenuto sempre questo gruppo, che poi per motivi vari di lavoro, di famiglia, si sono allontanati, però conservano sempre nel cuore, come abbiamo detto prima, Strinari si portano nel cuore, questo gruppo si porta nel cuore per sempre, anche se non si fa parte attivamente del gruppo. Assolutamente sì, Davide. Allora, andiamo con questa performance per poi fare la chiusura finale con questo meraviglioso gruppo che oggi qui nei nostri studi di STV sta dando contezza veramente di tanta professionalità, e il fatto stesso che ci siano tutte le telefonate, che evidentemente c'è chi vuole ancora intervenire, lo dimostra, e quindi noi ne siamo ben lieti e fieri. E facciamo adesso partire il nostro presidente, prego. Quanta invidia, che avemo si domani. Chi chiudono sta terra? Te la nicchia, e i canti e l'acqua dei fiumari, che ognuno te la notte quieto arricchia. Quanta invidia, che pur un taiennaro usula non sommuccia un momento, e ad ogni rasa uverno è meno amaro. Questi pini da sila per stravento. Non c'è paesa che ti può appattare, che nudo ava su cielo avvellutato, e sta luna che quando ca compara aggiunge a casa puro alusciancato. Beda i monti, beda la marina, tu sempre mi compari ad ogni via, sciancata sì, ma resti una regina, Calabria Ducia, chiuda Marvasia. Sta Calabria abbandonata e dei figli ormai sfogliata, mi compara nuda bella come fosse virginella. Tasti casi ormai vacanti e ci sono secoli dei chianti, ingrossarono i fiumari e astutarono i focolari. Come azzurro il suo cielo, come chiaro il fiumare, ma sta luce è una lampara, e sta terra sonnettino, se la luna in cielo sta.
Hey!